Dopo le precedenti esposizioni artistiche di Giuliano Vangi, Palazzo Bracci Pagani apre i suoi spazi espositivi alla grande arte contemporanea, dedicata alla mostra Nanni Valentini, artista tutto tondo tra pittura, scultura, ceramica. Nato nella Valle del Metauro, Valentini era considerato una delle figure primarie della scultura europea del dopoguerra. Ceramista di formazione, a metà degli anni 50 esegue le prime terracotte ingobbiate e graffite, intraprende sperimentazioni su materiali, carta, catrame, sabbia ed esegue lavori utilizzando laterizi. La mostra ha segnato un forte e significativo salto di qualità nell'offerta di iniziative culturali e artistiche prodotte a Fano, tanto da assegnare alla città e alla sua comunità un rilievo sempre più ampio e partecipato. Con il titolo Opera Prima, Opera Ultima si potrà conoscere il percorso creativo dell'artista, che si apre con un lavoro realizzato nel 1948, Piatto a Bilancia, risalente quando Valentini era allievo dell'Istituto Mengaroni di Pesaro, per poi concludersi con la sua ultima realizzazione, Negarli di agire, estrema sintesi della sua esperienza artistica, opera presentata a Milano pochi giorni prima della sua prematura morte. I lavori saranno visibili grazie all'archivio Valentini di Arcore, che per l'occasione ha disposto il prestito delle opere esposte. Quante opere vanta l'archivio di Valentini? Circa 3.200 lavori. Di cui una buona parte sono stati alienati, appartengono a musei, collezioni private, fondazioni. L'archivio si è costituito immediatamente dopo la morte di Nanni Valentini, nel 1985. Piano piano è stata effettuata una catalogazione dei lavori, una conseguente archiviazione. L'intendimento è quello di promuovere il lavoro di Nanni Valentini e il lavoro di carattere più artistico, disegnativo e scultoreo.